In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Comitato alle Pari Opportunità tra Uomo e Donna dell'Ordine degli Avvocati di Fermo ha organizzato la proiezione e un dibattito sul film Il diritto di contare. Il diritto di contare è un film del 2016 diretto da Theodore Melfi e basato sul libro omonimo di Margot Lee Shetterly. Racconta la storia vera della matematica, scienziata e fisica afroamericana Katherine Johnson, che collaborò con la NASA sfidando il razzismo e calcolando le traiettorie per il programma Mercury e la missione Apollo 11. Il film ha ricevuto 3 candidature ai premi Oscar, tra cui quello per il miglior film e 2 candidature ai Golden Globe, tra cui quello per la migliore colonna sonora originale. Protagonista della pellicola è Tarai Penda Hanson, affiancata da Octavia Spencer, Janelle Monáe, Kevin Costner, Kristen Dustin e Jim Pearson. Oggi qui alla Sala degli Artisti, insieme all'Ordine degli Avvocati, proprio in occasione dell'8 marzo, voglio ringraziare per questo invito, ma anche complimentarmi con loro per la proiezione di questo film, proprio che parla della storia di tre donne che lavoravano bravissime, ma in condizioni disagiate, quindi mette in luce proprio la condizione femminile e la condizione del lavoro. Tanti passi in avanti sono stati fatti, c'è ancora del lavoro da fare proprio perché il gap è ampio e quindi dobbiamo colmarlo, perché ancora c'è differenza tra il lavoro maschile e femminile, sia per quel che riguarda la retribuzione e sia per tutto il resto, perché sappiamo che purtroppo le donne debbono conciliare proprio tra la vita lavorativa e familiare, e quindi nonostante siano brave, studiose, generalmente hanno voti più alti rispetto agli uomini, c'è meno abbandono scolastico, molto spesso sono costrette e relegate a lavori e lavoretti inferiori rispetto agli uomini. Quest'anno è un altro 35% di donne ha optato per il part time, questo comporta conseguentemente che sarà inferiore quindi anche la retribuzione a fine mese, quindi vogliamo mettere in atto tutta una serie di azioni positive che possano in qualche modo proprio aiutare le donne ad intraprendere, diciamo, delle carriere più importanti. Abbiamo speso infatti dei fondi anche per le scuole, proprio per promozionare la nuova cultura delle materie STEM, scienze tecniche, ingegneria, architettura, affinché anche le ragazze, che per tanti anni sono state scoraggiate proprio ad intraprendere questi tipi di studi, possano invece avere delle future carriere brillanti e maggiormente retribuite. Quindi complimenti davvero per quello che sta facendo l'Ordine degli Avvocati sul territorio e per il grande impegno verso una cultura di parità. Sono Laura Botticelli, avvocata, presidente del Comitato Pari Opportunità degli Ordini degli Avvocati di Fermo, e in occasione delle celebrazioni per la Giornata Internazionale dei Diritti della Donna abbiamo voluto scegliere una pellicola da proporre non solo agli avvocati ma a tutta la popolazione. La pellicola appunto è Il diritto di contare, è una pellicola famosa che abbiamo ritenuto molto adatta a celebrare questa giornata, perché per l'appunto parla di quelle figure nascoste che negli anni 60 hanno aiutato la NASA a portare a termine delle operazioni molto importanti e oltretutto quindi affronta una serie di tematiche importanti, quella dell'inclusione, quella dell'importanza delle pari opportunità per le donne, l'importanza anche delle materie STEM che troppo spesso vengono venivano considerate non adatte alle donne, e abbiamo quindi voluto celebrare questa giornata con una pellicola aperta a tutti, proprio perché pensiamo sia molto importante celebrare anche il ruolo sociale dell'avvocatura. Noi avvocati non siamo chiamati solo a restare nei nostri studi, ma ad uscire dai confini delle aule di giustizia e arrivare alla popolazione anche per sensibilizzare su tematiche a noi care in funzione di prevenzione. Perché io dico sempre, si parla sempre di prevenzione in ambito medico, ma anche in ambito giuridico dobbiamo arrivare a promuovere il concetto di prevenzione. Insomma, speriamo di allietare oltretutto il pomeriggio
dei presenti, di coloro che hanno voluto regalarci 2 ore di tempo anche rubato agli altri impegni, perché è un giovedì pomeriggio. Quando organizziamo questi eventi cerchiamo sempre di coinvolgere anche altri soggetti, in questo caso abbiamo avuto la collaborazione preziosa del Comune di Fermo, che ci ha lasciato questa sala meravigliosa, poi dell'Ordine degli Avvocati di Fermo, delle commissioni pari opportunità della Regione Marche, presieduta appunto da Mary Vittorini, di quella provinciale, di quella comunale, e anche il supporto, il patrocinio di 2 associazioni di diritto di famiglia presenti, forensi, l'AIF Marche, l'Associazione Italiana Avvocati Famiglia e Minori, di cui oltretutto sono anche referente territoriale per la sezione di Fermo, che è presieduta a livello regionale dall'avvocato Marina Guzzini, e l'ONDIF, che è l'Osservatorio Nazionale di Diritto di Famiglia. E credo appunto che sia importante, quando si organizzano eventi tesi a sensibilizzare la popolazione, anche dare un messaggio di unione fra i diversi soggetti che operano nell'ambito della giustizia, perché per l'appunto è importante creare questa una sinergia che sia idonea a creare un terreno fertile anche per le innovazioni.